esposte in questo piccolo museo hanno una loro importanza. In questa, per esempio, noi abbiamo la baia di Marina di Camerota con la Torre del Poggio, che è una delle prime torri della costa del Cilento, costruita nel 1530. In alto abbiamo anche Camerota Alta, dove ci troviamo noi, col Palazzo Marchesale. E il castello Marchesale, mi scuso, segnalava alla torre e dalla torre riceveva il segnale. Questa baia è importante per la storia del Paleolitico perché ha ben quattro grotte preistoriche, che sono la Grotta Tina, la Grotta della Cava, il Riparo del Poggio, che è uno dei più importanti, ha uno strato di fossili notevoli di diversi metri, e dove sono stati trovati anche le ossa di animali che adesso troviamo in Africa, durante un periodo dove su questo territorio, per il caldo, c'erano gli animali che adesso si trovano in Africa. E qua dietro, sotto questa parete, c'è l'ultima, la grotta della Serratura. Si vede anche il borgo di Marina di Camerota con il porto, adesso l'hanno un po' modificato il porto con dei lavori fatti nell'ultimo anno. Comunque questo paese è stato realizzato, è stato costruito negli ultimi 150 anni, quindi è un paese molto giovane.